صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. A giustificazione dei peggiori insulti su Maometto, l'Occidente parla di libertà d'espressione. Questa è l'opinione del presidente iraniano durante una parata militare a Teheran. Cosa afferma la Costituzione italiana in materia di libertà religiosa? Lo chiediamo al professor Lopane, docente di diritto del Marco Polo. La Costituzione si occupa della materia religiosa in tre articoli: l'articolo 7, l'articolo 8, l'articolo 19. Più interessante è l'articolo 8. Perché l'articolo 8 riguarda le confessioni religiose, che dice sono ugualmente libere davanti alla legge. Questo è interessante, perché non dice che sono uguali davanti alla legge. Violente proteste nel mondo sono scaturite dalle vignette francesi e dal film L'innocenza dei musulmani. Chiudono ambasciate e scuole in 20 paesi. A proposito di questo argomento, abbiamo intervistato docenti e ragazzi per conoscere la loro opinione al riguardo. Penso che la libertà di espressione con la quale l'Occidente si è giustificato sia in realtà un'incitazione all'odio e alla violenza, che questa possa essere razziale o religiosa. La libertà è tutt'altra cosa. Credo anche che dobbiamo considerare questo episodio, che in realtà ha radici antiche, come un'opportunità per avvicinarci alla storia, poiché gli avvenimenti del passato hanno una certa rilevanza e possono addirittura influire sul presente. Quindi questo episodio costituisce di fatti un concreto esempio ed ecco che la storia si ripete. Credo che non può esserci una libertà di espressione in assoluto, ma bisogna anche considerare, quando uno si esprime, gli effetti che produce questa espressione. Ci dovrebbe essere maggiore senso di responsabilità. Perché, come la storia ci insegna, per questi motivi sono morti milioni di persone. Il modo in cui è stata espressa l'opinione è molto offensivo, molto irrispettoso, anche se il concetto espresso può essere condivisibile, può essere discutibile. Un comportamento, secondo noi, troppo violento per una satirica, che secondo noi occidentali è un modo per risolvere i problemi e non per mettere in pericolo un paese o vite di altre persone. Nel prossimo servizio ci occuperemo della proposta del ministro Profumo a proposito di una revisione dei programmi di religione nelle scuole.